Buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione su Arianno della serie della Physical Core Fundamentals per principianti. Oggi parleremo di come unire diverse fonti di dato per la nostra analisi aziendale. Una breve presentazione: io sono Caterina Capecci dell'azienda The Information Lab, ci occupiamo di dati e siamo Alteryx Global Partner of the Year per l'anno 2019 e siamo Data Analyst Consultant. Quello che faremo oggi è procedere in questo modo. Partiremo dalla pulizia del dato, quindi delle diverse fonti di dato che abbiamo, per poi passare all'unione dei diversi field che ci interessano per la nostra analisi. Passiamo poi alla parte di trasformazione del dato per rendere i dati più leggibili. E faremo poi un piccolo esercizio rispondendo alla nostra task, quindi costruendo un flusso di lavoro Asterix. Prima di iniziare, ho mandato via mail i dati che useremo per rispondere alla task di oggi. Potete anche scaricare la trial di Asterix, che è gratuita per 14 giorni. Iniziamo a parlare dei concetti chiave che ci faranno da sfondo nel webinar di oggi. Avremo tre tipologie di tool principali. La prima, come abbiamo detto, riguarda la pulizia dei dati, l'unione e la trasformazione. Partendo dalla pulizia dei dati, questi sono i tool principali che andremo ad utilizzare. Prendendoli uno per uno, abbiamo ad esempio il primo, che è il tool del testo in colonne, per dividere appunto tutte le informazioni che sono in una sola colonna in n colonne. C'è poi questo tool di data cleansing, ovvero che ci aiuta a fare, ad esempio, a fare il replace dei nulli con degli zero o piuttosto che con dei blank. Abbiamo poi il tool dei filtri per filtrare solo una porzione di dati a cui siamo interessati, tool delle formule e poi il tool del dynamic rename che ci permette di rinominare in maniera dinamica tutto il nostro flusso. Passiamo poi all'unione dei dati. Ci sono diversi modi per unire diverse fonti di dati con Alteryx. Quelli che vedremo oggi sono tre in maniera particolare: la join, la union e l'append. Per quanto riguarda la join aggiunge informazioni in colonne. Quello di cui ha bisogno una join è appunto una chiave, la chiave di join. Ad esempio, in questo caso, avendo queste due tabelle di dato che dobbiamo poi unire, capiamo che la chiave della nostra join può essere l'ID, quindi selezioniamo come chiave di join questo campo e vediamo qual è il risultato. Come abbiamo detto, aggiunge informazioni in colonne, quindi tutte quelle che avranno lo stesso ID, quindi lo stesso esatto numero di ID, andranno ad unirsi e andranno quindi aggiunte queste informazioni anche dell'input, del write input. In questo modo quindi vediamo che solo l'ID 12 e l'ID 36 entrano in join e questo è il risultato finale della nostra join. Ci sono poi, come andremo a vedere successivamente, tre ancore di uscita per il tool di join. Abbiamo quindi l'ancora principale, che è questa che abbiamo appena visto, dove appunto combaciano gli ID in questo caso. Abbiamo poi il left output, che mi riporta tutte le righe che dall'input left non sono invece entrate in join con il write, in questo caso il 33, e la stessa cosa per il write input, quindi avremo il 2. In questo modo, questi sono i risultati della nostra join. Abbiamo poi un altro tipo di tool che si chiama l'unione. L'unione unisce informazioni in riga. Per unire informazioni in riga ha bisogno di un'associazione di colonne. L'associazione in Alteryx può essere di due modi. Un'associazione automatica, ovvero Alteryx va a vedere quali sono i nomi delle colonne degli input che vogliamo mettere in unione e va ad unirli. In questo modo abbiamo ad esempio l'ID che ha lo stesso appunto nome, quindi portiamo tutta la parte, non avremo left e right per porzioni che non entrano in join. E invece per quanto riguarda la parte del 2012, vediamo che come configurazione automatica, mentre l'ID ha lo stesso nome, quindi
vengono messa una sotto l'altra. Per quanto riguarda invece il name e full name, non avendo lo stesso nome, la configurazione automatica avrà questo risultato qui. C'è però un modo per appunto far capire ad Alteryx che la nostra colonna name altro non è che la nostra colonna full name del 2012, e questa è la configurazione manuale, dove spieghiamo esattamente quali sono le colonne che vanno messe in unione. Rivediamo quindi quali sono i risultati della configurazione manuale e della configurazione automatica per quanto riguarda l'unione. L'ultimo tool di Join è il tool Append. Questo tool mi porta informazioni da una sorgente e le appende alle informazioni di un target. Ad esempio, nel nostro caso, il target è la tabella in alto con lo store ID, la richiesta di supply e la location. Avremo quindi questa informazione e per ogni riga del nostro target sarà letteralmente appesa tutte le informazioni che vengono dalla nostra sorgente. Cosa succede se invece, ad esempio, abbiamo più informazioni dalla stessa sorgente? Saranno duplicate anche le righe del nostro target in questo modo per ognuna di queste. Questi quindi erano i tre tool di Join che andremo a vedere. Questi qui che vediamo adesso invece sono i tool di trasformazione che andremo a vedere attraverso la task di oggi. Abbiamo la Summarize, che è una somma, in realtà è un tool di aggregazione di dati, la Cross Tab, che mi permette di portare dati che abbiamo in colonna e in riga, e la Transpose, invece, viceversa, dati da riga in colonna. Siamo quindi pronti adesso per passare a Alteryx e creare un flusso Alteryx con le nozioni che abbiamo appena visto. Lo faremo passo per passo insieme, quindi se volete aprire i vostri dati ci colleghiamo ad Alteryx. Qual è la task di oggi? Un'organizzazione vorrebbe combinare diversi data source per calcolare le performance delle vendite per segmento e order priority, poi comparare i risultati al totale delle vendite. Abbiamo tre diverse fonti di dati a disposizione. Dobbiamo appunto prendere le sales, che vedremo lì, e andarla a prendere per segmento e order priority e poi fare una percentuale sul totale invece delle vendite. Spostiamoci quindi su Alteryx. Iniziamo dal canvas completamente vuoto e iniziamo il nostro flusso. La primissima cosa, dobbiamo appunto portare i dati all'interno del foglio di lavoro. Prendiamo un tool di input dalla parte appunto verde, sono caratterizzati da questo verde con una cartella appunto. E andiamo nella parte invece di sinistra, nella parte della configurazione del tool, andiamo a scegliere qual è il dato che vogliamo portarci. Si aprirà questa cartella, quindi andiamo a selezionare appunto i dati. Queste sono le tre fonti di dato che vi ho inviato. La prima che prendiamo sono le transaction, che come possiamo vedere è un Excel. Essendo appunto un Excel, una volta aperto ci verrà chiesto in automatico qual è il foglio di riferimento che si vuole aprire. In questo caso, come possiamo vedere, ne abbiamo solo uno, quindi scegliamo lo sheet 1 e diamo l'ok. Quello che succede è appunto che nella parte in basso abbiamo una preview delle prime 100 righe. Vediamo appunto che è abbastanza complicato capire la differenza di colonne. Questo appunto perché probabilmente non abbiamo un delimitatore che era già stato sfruttato all'interno di Excel. Andiamo quindi a dare il run per portare effettivamente il dato all'interno del flusso di Alteryx, quindi questo è il risultato che abbiamo al momento. È necessario innanzitutto andare a dividere tutti quanti i nostri dati in diverse colonne, qui useremo un text to column, e andiamo poi a rinominare, perché come vediamo il nome del campo in questo caso è F1 e non è quello che ci aspettiamo, ad esempio l'ID come l'order priority e così via. Iniziamo quindi da un text to column, fa parte del gruppo di tool verdini, non trovandolo possiamo anche andarlo a digitare direttamente qui nella parte cerca e poi portarlo, in questo caso, e attaccarlo al nostro flusso di lavoro.
Nella parte della configurazione ci verrà chiesto qual è la colonna che vogliamo poi andare a dividere, qual è il delimitatore e in quante colonne lo vogliamo dividere. La colonna che vogliamo dividere è la F1, l'unica che abbiamo in questo momento, il delimitatore è la barra verticale e il numero di colonne potremmo stare qui a contarle, per oggi ve lo dico io, sono 18 colonne in cui dobbiamo dividere i nostri dati e possiamo poi anche decidere i caratteri extra, ovvero quelli che non rientrano nelle 18 colonne. Dove lasciarli, in questo caso possiamo lasciarli direttamente in una colonna extra che verrà generata automaticamente da Alteryx. Mandiamo quindi in run anche questo secondo step. Possiamo vedere dalle ancore che partono e escono dal nostro tool, com'era il dato prima che entrasse all'interno del nostro tool e come il dato esce poi dal nostro tool. Vediamo effettivamente che sono state divise tutte quante le colonne nella maniera corretta. Notiamo anche che la colonna che siamo andati a dividere non viene in automatico cancellata da Alteryx, dobbiamo poi fare un altro percorso per cancellare anche questo dettaglio che adesso non è più utile. Quello che però facciamo prima di questo step è andare a rinominare tutte quante le colonne, perché vogliamo che effettivamente la prima riga sia il nome che diamo alle nostre colonne. Come lo possiamo fare? Con il tool del Dynamic Rename. Il tool del Dynamic Rename si trova nella parte di Developer. Possiamo anche qui andare a scrivere Dynamic Rename. Lo troviamo qui. Lo andiamo sempre a collegare nella parte left. Qui possiamo andare a scegliere quali colonne ci interessa rinominare e nella parte Rename Mood possiamo andare a scegliere quale di queste è la nostra desiderata per rinominare i nostri dati. In questo caso, se vediamo, possiamo andare a rimuovere prefissi, suffissi e così via. Quello che facciamo oggi è andiamo a prendere il nome che è sulla prima riga come il nome della nostra colonna, del nostro field. Quindi selezioniamo questa e come colonne le selezioniamo tutte, perché effettivamente ci interessa che siano rinominate tutte quante. Quello che appunto vediamo è che adesso abbiamo le colonne nominate in maniera coerente con quello che ci aspettiamo. Andiamo quindi adesso a togliere questa colonna qui a cui non siamo effettivamente più interessati e invece nella parte dei metadati possiamo andare a vedere quali sono anche le tipologie di dato che ci sono in questo momento. Se ci fate caso, essendo appunto un dato che abbiamo poi diviso in più colonne, notiamo che anche i valori che ci aspettiamo essere numerici in realtà hanno come tipologia di file una stringa, come ad esempio le sales a cui siamo interessati perché dobbiamo appunto fare un'analisi sulle nostre vendite. Con il tool della Select effettivamente possiamo andare sia a rimuovere questa prima colonna che non ci serve che andare a cambiare la tipologia di dato delle nostre vendite. Prendiamo quindi il tool che si chiama Select, che troviamo nella parte Preparation in blu e lo uniamo al nostro flusso. Nella parte di configurazione, appunto, avremo tutta la lista dei nostri campi, deselezioniamo quello che non vogliamo più portarci, ovvero il primo. Sales invece lo evidenziamo in questo modo, in modo da non perderlo quando andiamo nella parte di tipologia di dato e andiamo da questo meno tendina a cambiare la tipologia di dato in double, che è una generica tipologia di dato per i dati numerici. Mandiamo quindi il run. Vediamo innanzitutto perché eravamo rimasti nella vista dei metadati che effettivamente adesso sales è andato numerico. Se ci spostiamo nei dati, vediamo che anche la prima colonna a cui non eravamo interessati effettivamente è stata eliminata dal nostro flusso. Una cosa che ci tengo a ricordare è che ovviamente Alteryx non va mai a cambiare la nostra origine dati, ovvero l'Excel che noi avevamo salvato sul nostro computer rimane ovviamente intatto. Quello che possiamo fare è poi andare a sostituirlo una volta creato tutto il flusso, semplicemente a salvarne uno nuovo. A questo punto, quindi, siamo pronti appunto per unire queste transaction con altre transaction che abbiamo in un altro file. Quindi andiamo a prendere un altro tool di input. Prendiamo un altro tool di input, lo portiamo sempre nel nostro canvas e
e andiamo a selezionare il file che si chiama Additional Transaction. Scegliamo, come sempre, essendo un Excel, qual è il foglio di riferimento, in questo caso lo Sheet 1, diamo l'ok. Vediamo già dalla preview delle prime 100 righe, in realtà, che il dato è molto più pulito, sembra effettivamente il dato che abbiamo poi ottenuto facendo tutti questi step del primo caso. Mandiamo il run, portiamoci il dato nel nostro flusso di lavoro. Quello che possiamo vedere adesso, andare nei metadati, capiamo se anche questo ha già di default, diciamo già come ce lo siamo portati, ad esempio le vendite come valore numerico. Andiamola a vedere attraverso i metadati. Vediamo effettivamente che le nostre vendite hanno già un valore numerico. Cosa abbiamo quindi qui? Abbiamo delle vendite e additional transaction che adesso vogliamo mettere insieme. Qual è il tool migliore per metterle insieme? Non vogliamo appunto che sia aggiunto un dettaglio di colonna, vogliamo solo andare ad aggiungere righe al nostro file per avere tutte quante le vendite in un unico file. Andiamo quindi a prendere il tool nella parte join in viola che si chiama appunto Union. Vediamo che nella Union c'è questa ancora particolare, questo vuol dire che possono essere collegati più fonti dato diverse. In questo caso noi prendiamo l'ancora di uscita del nostro secondo file e l'andiamo ad unire. Nella parte adesso di configurazione della Union, come abbiamo visto già prima con la presentazione, abbiamo diverse tipologie di configurazione. Abbiamo la configurazione per posizione o by name, che fanno tutte e due parti della configurazione automatica di Asterisk, e abbiamo poi la configurazione manuale. In questo caso, appunto, i nostri dati avevano identici nomi per le colonne. Per esserne certi, quello che consiglio io è sempre fare un passaggio sulla configurazione manuale, e in questo caso vediamo effettivamente nella configurazione automatica quelli che sarebbero i dati che entrano in unione. In questo caso direi che sono perfetti, quindi possiamo benissimo fare un'autoconfigurazione per nome e andiamo a dare il run. Passiamo appunto alla parte dati. Come possiamo vedere se effettivamente sono entrati in unione, considerando che sono comunque tante righe. Se andiamo nell'ultimo tool del nostro primo dato che abbiamo inserito, nella parte in alto vediamo quanti sono i record che contava il nostro dato, in questo caso 457, andiamo anche nel secondo 486, questo è il risultato effettivamente. Possiamo dire che sono entrati in unione nella maniera corretta che ci aspettavamo. Cosa possiamo vedere quindi? Dalla parte della nostra task, quello che dobbiamo fare è combinare diversi data source per calcolare le performance di vendite che abbiamo visto che abbiamo le sales, per segmento e order priority. Andiamo a vedere se abbiamo effettivamente tutti questi dettagli. Vediamo già qui l'order priority, è la seconda colonna, quindi ce l'abbiamo già. Quello che non abbiamo è il segmento. Il segmento, infatti, è inserito nel terzo file che abbiamo a disposizione. Andiamo quindi a prendere un altro input data e portiamo di nuovo un altro file, l'ultimo file che abbiamo a disposizione, che è un CSV, l'unico CSV appunto che abbiamo a disposizione, e lo apriamo. Di nuovo nella parte della preview possiamo già renderci conto di com'è fatto il nostro dato e se effettivamente ha quello che ci serve. Quello che interessa a noi in questo caso è il segmento che abbiamo già qui. Quindi effettivamente una volta poi uniti tutti e tre avremo tutte le informazioni necessarie per finalmente concentrarci nell'analisi richiesta, nell'analisi delle vendite. In questo caso quindi mandiamo il run, portiamo anche dati del nostro CSV all'interno di Alteryx in questo modo. Quello che dobbiamo fare adesso è per ogni riga dei nostri dati delle vendite, dobbiamo andare ad inserire per ogni ordine ID il giusto segmento. Come lo facciamo? È un altro tool di join che abbiamo visto prima e si chiama join. Quindi andiamo a collegare nella parte left
le vendite, e nella parte write ci andiamo a mettere invece questo terzo file, in questo modo. Passiamo adesso alla parte della configurazione per capire quali sono i passaggi. In questo caso quello che dobbiamo fare è specificare una chiave di join. Quello che andiamo a scegliere noi è l'ID, perché è univoco nei nostri dati. Quindi attraverso l'ID andiamo a prendere le informazioni anche della parte write. Quello che però notiamo è che effettivamente tutte le colonne del nostro terzo file che abbiamo appena portato all'interno di Asterisk non sono necessarie. Siamo effettivamente interessati solo al segmento. Quello che possiamo fare è quindi andare a toglierli, deselezionarli. Questo è, ad esempio, è uno specchio del tool che abbiamo visto prima, del Select, che abbiamo direttamente qui. Faccio notare che quelli che sono evidenziati con questo rosa sono quelli che sono stati automaticamente rinominati. Sono stati rinominati perché altrimenti si avrebbero due colonne uguali. Avevamo l'ID nella parte left e anche nella parte right, quindi nella parte right è stato sostituito con questo prefisso. Ma effettivamente non ne abbiamo bisogno perché abbiamo già quello di left, quindi andiamo a deselezionarlo. Ci interessa il customer segment. Tutti gli altri possiamo evitare di portarli all'interno del nostro canvas, quindi andiamo a selezionarli, portiamo giù col mouse, andiamo poi da opzioni, select, deselezioniamo tutti i campi che sono stati evidenziati, in questo modo. Mandiamo adesso il run per vedere quali sono tutti quanti i campi che sono effettivamente entrati in join. Questo è il risultato del nostro campo di join. Questo succede perché, ad esempio, nella parte della left abbiamo tantissimi ID che non sono entrati in join con questo nuovo campo, quindi saranno messi nella parte left, e nel right abbiamo tutti i customer segment, considerando che appunto abbiamo selezionato solo customer segment, che non sono anche lì entrati in join con quelli che sono invece nella parte right. Ci concentriamo ovviamente sul risultato esatto della nostra join e possiamo adesso procedere nell'analizzare le vendite. Quello che dobbiamo fare innanzitutto è, per ogni order priority e per ogni customer segment che sarà messo a questo punto alla fine, dobbiamo andare a vedere quali sono le vendite. Quindi, non tenendo conto di tutti gli altri dettagli che abbiamo su questa tabella, andiamo a vedere per order priority e customer segment le vendite. Come possiamo farlo? Attraverso un tool di aggregazione. L'abbiamo anche visto prima, fa parte del tool di trasformazione, si chiama Summarize. Lo portiamo quindi nella parte della join. Avremo qui nella tabella della configurazione tutti quanti i nostri campi e possiamo poi scegliere quale tipo di aggregazione dare. Quindi la prima cosa che facciamo è andiamo a selezionare il customer segment, lo selezioniamo, nella parte in basso decidiamo qual è l'aggregazione da dargli, quindi customer segment facciamo una group by, facciamo una group by anche dell'order priority, quindi sempre la selezioniamo, andiamo qui group by, infine ci portiamo la somma delle vendite, quindi sales, e andiamo qui invece di mettere group by, andiamo già con l'aggregazione somma. Mandiamo il run e vediamo qual è appunto il risultato di questo tool Summarize. Questo è il risultato, ovvero per ogni customer segment, per ogni order priority, andiamo a fare la somma delle vendite. In questo modo. Quello che ci interessa adesso però è relazionarle al totale, quindi è vero che adesso abbiamo la somma delle vendite per questi due dettagli, vogliamo però andare a fare una percentuale sul totale. Come possiamo fare? È in realtà un altro tipo di aggregazione dove non abbiamo bisogno di aggregare per customer segment e order priority, ci serve soltanto il totale delle vendite in generale. Lo facciamo attraverso un'altra summarize, quindi portiamo una summarize qui, quello che vi consiglio, la portiamo poi dalla J, andiamo ad unirlo di nuovo, in questo modo, e in questa qui facciamo appunto quello che abbiamo appena detto, andiamo a prendere le vendite e facciamo semplicemente la somma delle vendite. Mandiamo il run, quello che ottengo appunto è la somma totale delle vendite di tutti i dati che avevamo all'interno, diciamo di tutti i dati risultati dalla join che abbiamo fatto poco fa.
A questo punto abbiamo due tool, due input di dati diversi, questo tipo di aggregazione, l'aggregazione totale delle vendite, per fare una percentuale da questa colonna sum sales sulle vendite totali, è necessario che ogni riga abbia al suo fianco anche il totale delle vendite, in modo che poi Asterix possa effettivamente andare a fare questo calcolo per riga. Possiamo farlo andando a utilizzare il terzo tool di join, l'append, che abbiamo visto prima, dove dalla nostra sorgente, la sumSales, andiamo a replicarla per ogni riga del nostro target. Quindi prendiamo la join, prendiamo l'append field, come vediamo ha un target e una sorgente, TS, che ci aiutano. La configurazione dell'append field altro non è che una select, dove appunto dove ci vengono spiegati quali sono i campi che sono stati aggiunti. In questo caso della nostra sorgente è stato aggiunto sumSales, è stato rinominato di nuovo perché altrimenti avrebbe lo stesso nome. Possiamo andare a cambiare anche il nome qui, doppio clic, lo andiamo semplicemente a cambiare, possiamo mettere vendite totali. In questo modo, e di nuovo andare a premere sul run. Qual è il risultato? Questo, insomma, per ogni riga della nostra summarize iniziale siamo andati ad aggiungere questo dettaglio. Siamo adesso in grado quindi di andare a fare anche una formula per calcolare effettivamente la percentuale delle vendite sulle vendite totali. Andiamo quindi a prendere un tool che fa parte dei tool della preparation, si chiama appunto formula, e lo andiamo a collegare al nostro ultimo step, in questo modo. Nella configurazione possiamo già vedere innanzitutto che possiamo andare a scegliere se aggiungere una nuova colonna con il nuovo calcolo o andare a sovrascrivere il risultato della formula a una colonna preesistente. In questo caso noi aggiungiamo una nuova colonna che si chiama percentuale delle vendite, la chiamiamo. Qui Asterix ci aiuta perché appena mettiamo appunto, proviamo a scrivere il campo, ci suggerisce già qual è il campo possibile che vogliamo utilizzare. Andiamo a fare appunto la divisione tra la vendita totale con il totalone delle vendite, quindi qui si chiama vendite totali, lo prendiamo per 100. Una cosa a cui stare molto attenti quando facciamo le formule è che di default il risultato della formula è una tipologia di dato stringa. Questo ovviamente non è giusto nel nostro caso. Andiamo a cambiare tipologia di dato, andiamo a prendere ad esempio int32 che ha una size di 4 che effettivamente è anche più leggibile. Questo è quindi il risultato, il 3% delle vendite è dato dal segmento consumer e order priority critical e così via per tutti quanti i nostri customer segment e order priority. Quello che possiamo adesso fare è invece andare a creare una tabella dove abbiamo in riga i nostri customer segment e mentre in tutte quante le colonne i diversi order priority, come valore della tabella avremo proprio la percentuale delle vendite. Come possiamo farlo? Di nuovo andiamo nella parte della transformation e prendiamo come tool una crosstab, che appunto mi permette di portare un dettaglio che abbiamo in colonna e riga, in questo caso noi vogliamo concentrarci sull'order priority. Possiamo quindi andare a scegliere su diverse sezioni possiamo appunto personalizzare la nostra crosstab. Innanzitutto quello per cui vogliamo raggruppare sempre il nostro customer segment. Il valore invece che vogliamo appunto cambiare è il nostro order priority, che vogliamo che invece adesso ogni colonna abbia un order priority diverso, e come valore andiamo a scegliere la percentuale delle vendite.
Possiamo anche scegliere il metodo di aggregazione, scegliamo la somma. Mandiamo il run. Questo appunto è il risultato finale della nostra task, ovvero per ogni customer segment e order priority andare a capire qual è stata la percentuale sulle vendite. Se vogliamo poi finalizzare effettivamente nella maniera corretta i nostri dati, è necessario andare a fare un replace di tutti i nulli con degli zero, appunto per avere un dato che sia effettivamente sostenibile. Ad esempio, se poi dovessimo portare questo dato in Tableau, un 10 più nullo è comunque un nullo. Quindi sarebbe effettivamente utile avere un dato dove al posto dei nulli hai gli zeri. Questo possiamo farlo col data cleansing, che è l'ultimo tool che andremo ad utilizzare. Lo prendiamo nella parte di preparation, lo colleghiamo all'ultimo tool e da qui possiamo appunto scegliere quali sono i field da pulire, tra virgolette, e cosa vogliamo effettivamente fare. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo rimpiazzare i nulli con degli zero. In questo modo. Abbiamo quindi risolto la nostra task, abbiamo lavorato con i nostri dati, li abbiamo prima di tutto puliti, li abbiamo resi appunto leggibili e in grado poi di andarsi ad unire con altre fonti di dato. Abbiamo visto tre metodi di unione dei dati, la union per prima, la join e alla fine l'app and field. E siamo andati poi anche a trasformarli per renderli leggibili. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buonissima giornata.